la mia bambina 10 settembre. Quindi conosci il problema. Di che segno sei? Capito. L'orologio sta qui, Tutto molto tecnico. Tutto a posto. Buonasera. Buonasera e benvenuti al nostro penultimo incontro prima della pausa estiva. Ricominceremo a ottobre. Stasera abbiamo un ospite d'eccezione, Caterina D'Amico, il cui curriculum è molto gremito. Posso dire quanti anni hai, Caterina? Come no? Io penso che per le donne sia un gesto politico dire quanti anni si hanno. Allora, Caterina, non dico l'età, ma è nata nel 1948 a Roma. È figlia di Fedele D'Amico e di Suso Cecchi D'Amico. Ha fatto molti mestieri e moltissime cose nella sua vita. È stata un'organizzatrice teatrale, un'assistente alla regia, una conduttrice radiofonica, autrice di programmi televisivi, autrice dei libri e saggi sulla messa in scena teatrale, sulla moda e sul costume. Per quasi 20 anni è stata preside della Scuola Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dal 1996 al 2000 è stato produttrice associata con Martin Scorsese per il suo documentario My Voyage to Italy. Nel 1998 è stata socio fondatore del Théâtre des Italiens. Dal 2007 al 2010 amministrazione di Rai Cinema. 2011-2014 direttrice della Casa del Cinema di Roma. E dal 2013 al 2016 presidente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. È consigliere della Fondazione Tirelli Trappetti e Zeffirelli ed è la responsabile scientifica dell'archivio Luchino Visconti, Tirelli, Vera Marzotta e Zeffirelli. L'ho già detto, scusatemi, mi sono emozionata. Allora, su questo lascio la parola a Caterina. Ricordo a tutti i non iscritti di lasciare per piacere la vostra mail per potervi mandare le nostre informative. Le ragazze in rosso, diciamo ragazze come me, raccolgono questo genere di informazione. Ricordo a tutti i soci che il 25 maggio siete aspettati nel nostro giardino di Piazza Primo Maggio per salutarci insieme prima della fine e per l'ultima conferenza di Boris Poderecca. Grazie, Caterina. Sì, mi imbarazza quando si dicono tutte queste cose che io avrei fatto, forse le ho fatte, ma non lo so. Con i miei fratelli spesso ci diciamo se ci mettessimo insieme 50 mestieri li abbiamo fatti, perché apparteniamo a quella generazione che ha avuto ancora la fortuna di poter scegliere tante strade. Io l'ho un po' preso come un grande lusso della mia vita, il fatto di fare volta a volta quello che mi interessava. Però non siamo qui a parlare di me, siamo qui a parlare di mia madre. Mia madre, nostra madre, perché siamo tre fratelli, Suso Cecchi D'Amico, scrittrice di cinema. No, lei avrebbe preferito dire sceneggiatrice, non si considerava una scrittrice. Andiamo per ordine. Mia madre era nata nel 1914, quindi alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, da una famiglia un po' speciale, perché suo padre era uno scrittore che si chiamava Emilio Cecchi, fiorentino,
di famiglia molto molto modesta, che aveva sposato Leonetta Pieraccini, che era una pittrice, voleva fare la pittrice, ed era nata a Poggibonsi. Quando mio nonno, ripeto, di famiglia molto modesta, finalmente aveva ottenuto un piccolo contratto giornalistico, si permise di sposarsi nel 1911 e si trasferirono, la coppia si trasferì a Roma, dove visse tutta la vita e dove mia madre, che pure parlava unicamente purissimo fiorentino, è nata a Roma e ha vissuto a Roma tutta la vita. Primo elemento bizzarro, considerata fiorentina ma romana, tutti pensavano si chiamasse Susanna, si chiamava Giovanna, quindi cose strane in famiglia. Sicuramente ha avuto una formazione non convenzionale, era una famiglia assolutamente non borghese, era una famiglia in cui il problema della, anche di far quadrare i conti era un problema molto forte. Questo si vede anche dai diari che i miei nonni hanno ottenuto. All'epoca essere degli intellettuali all'inizio del secolo non era professione redditizia. E ciononostante lei ha avuto sua sorella, che aveva 2 anni più di lei, e suo fratello, che invece era più piccolo, hanno avuto sicuramente un'educazione d'avanguardia. Tanto per dirne una, non solo fece le scuole francesi, fece il Lycée Chateaubriand a Roma, ma appena finite le scuole andò in Inghilterra con la sorella per studiare l'inglese. Siamo agli albori degli anni 30, quindi comportamento abbastanza inconsueto. Il suo legame col padre è sempre stato fortissimo. Lei parlava molto di suo padre, suo padre lo considerava il responsabile della sua formazione, soprattutto della sua formazione in ambito letterario. Ci raccontava che suo padre dava ai figli dei libri da leggere e pretendeva che fossero letti, peraltro pretendeva, ma allora erano entusiasti di farlo, contrariamente a quello che succede oggi, e poi li interrogava sulle loro impressioni sui libri e quello che loro ricavavano dai libri. Avendo imparato le lingue, cominciò a tradurre insieme al padre, guidata dal padre, e alcune sue traduzioni di libri e di commedie furono poi anche messe in scena. Quindi questo padre era molto, come dire, molto presente, molto forte nella sua educazione, e ben presto diventò molto presente, molto forte nella sua vita mio padre, non suo padre, mio padre. Lele D'Amico, che lei sposa nel 1938. Lei è una, quando va a scuola, è una studentessa tutt'altro che modello, nel senso che è un po' scriteriata, non va tanto bene a scuola. E l'occasione di approfondire la conoscenza con questo ragazzo, le famiglie si conoscevano ma in modo superficiale, avviene proprio un'estate in cui lei viene mandata a ottobre in alcune materie e mio padre, che invece era un primo della classe, un futuro, quello che oggi si definirebbe veramente un nerd, un futuro studioso, un erudito, viene reclutato per dar le ripetizioni. Da questa estate di studio su una terrazza a Castiglioncello si svilupperà un rapporto che qualche anno dopo verrà coronato da un matrimonio, nel 1938. E questo marito è una personalità molto molto forte, e lei si appoggia molto a questo marito, così
così forte, con una personalità veramente straordinariamente incisiva. Che lei stempera un uomo molto passionale, molto, molto come dire, caldo e entusiasta, che si getta nelle battaglie politiche, intellettuali, con grande ardore, un ardore che lei ammira molto, ma stempera con un gran senso dell'umorismo. Arriva la guerra. Mio padre è molto coinvolto politicamente con il movimento che si chiamò alternativamente la sinistra cristiana, cattolici comunisti. Andò in clandestinità, diresse un giornale importante che si chiamava Voce Operaia, giornale clandestino. Alla fine della guerra venne a Galla, che si era ammalato perniciosamente di tubercolosi e fu iscritto in un programma sperimentale di cura in Svizzera, dove si sperimentava la penicillina, e partì per la Svizzera con tutta la famiglia, che pensava serenamente di che non lo avrebbe visto mai più. Mia madre aveva già due figli con lui, che erano nati nel 39 e nel 40. Quindi si ritrova sola a portare avanti questo piccolo nucleo familiare. Che cosa aveva fatto lei fino a quel momento? Aveva fatto delle traduzioni con il padre, appoggiandosi al padre, e aveva lavorato come segretaria interprete all'Istituto del Commercio Estero, al ministero. Potete immaginare che fine aveva fatto l'Istituto del Commercio Estero alla fine della guerra. Non esisteva più nulla, il suo lavoro non esisteva più, e lei aveva un problema di sopravvivenza. Continuando a scrivere tutti i giorni lunghe lettere a mio padre per tenerlo in contatto con la vita romana, con la famiglia, per non fargli perdere il rapporto con i figli, cercava lavoro. E cercò lavoro in tutti i modi, fece i mestieri più bizzarri. E finché, per iniziativa di un giovane aspirante produttore, un giovane organizzatore generale, che lavorava alla Lux Film, che si chiamava Carlo Ponti, ebbe l'occasione di cominciare a occuparsi di sceneggiatura. Carlo Ponti, che la conosceva, ho dimenticato di dire che mio nonno Emilio Cecchi aveva nella sua attività di giornalista, di scrittore, di critico d'arte, si era anche occupato molto di cinema. E negli anni 30 era stato direttore artistico della Cines, quindi aveva incontrato tutto un groviglio di giovani cineasti, dei quali in qualche misura a volte aveva anche promosso le attività. Quindi questi erano diventati un po' amici di famiglia. Il giovane Carlo Ponti ebbe l'idea di offrire a mia madre di scrivere per il cinema. E mia madre lo fece perché doveva guadagnare dei soldi, doveva trovarsi una professione, doveva trovare il modo di mantenere la famiglia. Perché racconto questo? Perché oggi si parla tanto di donne che hanno anche con difficoltà affrontato delle carriere per affermare se stesse, per realizzarsi, per realizzare qualcosa di proprio. Ecco, nel caso di mia madre non è andata così. Mia madre ha cominciato una professione, ha intrapreso una professione. Come si fa un lavoro? Era stata educata in famiglia con l'idea che gli esseri umani, uomini, donne,
devono lavorare, devono trovare una propria collocazione nel mondo e nella società per contribuire all'andamento della società, e questo lei considerava importante. Quando ha cominciato a scrivere per il cinema, e noi abbiamo la testimonianza di queste giornate descritte da lei una a una nelle lettere che scriveva tutti i giorni a mio padre, è interessantissimo leggerle oggi, perché uno vede questa giovane donna, lei aveva allora 30 anni, perché era nata nel 14, parliamo del 45, 46, quindi aveva 31 anni, aveva questi bambini piccoli e dice: mi hanno offerto questo lavoro, io ci provo. E poi piano piano comincia a dire: mi piace moltissimo questo lavoro, mi sto inventando un modo di farlo. E poi piano piano dice: piace molto quello che scrivo, ma vuoi vedere che forse mi viene bene? E a un certo punto, dopo qualche mese, scrive: mi sa che sto diventando brava, lo so fare. E si assiste alla crescita di consapevolezza di portare avanti bene una professione. E la chiamo professione, non carriera, perché lei tale la considerava, non la considerava una carriera, la considerava una professione. E lì torno all'inizio di questo racconto che sto cercando di farvi. Questo racconto si intitola Il compito che mi hanno dato, il tema che mi è stato assegnato a scuola è Suso Cecchi d'Amico e le altre. E io mi sono detta: le altre chi? Allora, in quegli anni di sceneggiatrici nel mondo cinematografico italiano, posso dire che non ce n'erano, cioè ce n'erano veramente pochissime, e uno le deve andare a cercare col lanternino, perché non hanno firmato, non risultano nei titoli di testa dei film che tutt'oggi più o meno vediamo. Quindi le altre chi sono? Io mi sono detta: forse sono le donne che hanno avuto un rapporto importante con lei, che hanno avuto un'influenza importante su di lei. Quindi le altre donne, le altre compagne di vita. E mi sono resa conto che la persona più importante, con la donna più importante con cui lei si è confrontata, è sicuramente sua madre. Anche se lei probabilmente non la considerava tale, perché aveva un rapporto molto più forte col padre, sua madre ha contato enormemente. E adesso vi spiego perché. Tanto per cominciare ve la faccio vedere. Com'era mia nonna nel 1902. Adesso quando ingraniamo vedrete che andrà meglio. No, no, non toccare. Non so se la vediamo. Questa era mia nonna quando aveva 20 anni e studiava all'Accademia di Belle Arti di Firenze. E non aveva ancora conosciuto mio nonno, si conobbero 4 anni dopo e si sposarono 9 anni dopo rispetto a questa fotografia. Come vedete non era cambiata tanto a 90 anni. Qui è a casa sua, nella sua casa romana, dove continuava a dipingere e mi colpisce il fatto che perfino l'abbigliamento, nonostante sia passato quasi un secolo, non è così dissimile dal precedente. Questa è mia nonna, come la ricordo io, insieme a mio nonno nella sua casa romana,
e questa è mia nonna con mia madre. Siamo alla metà degli anni 30. Perché dico che lei deve avere avuto un'influenza enorme, anche se inconsapevole, su mia madre? Mia madre diceva che la peculiarità della sceneggiatura è che bisogna scrivere, sì, ma bisogna scrivere con gli occhi, perché il cinema non si legge, il cinema si vede. Mia nonna era una pittrice e ha tenuto tutta la vita un diario molto ricco. Scriveva quasi tutti i giorni quello che le succedeva, le sue impressioni sui suoi rapporti familiari, professionali, su quello che succedeva nel mondo. E già in vita pubblicò negli anni 60, se non sbaglio, un volumetto che si chiamava Vecchie Agendine, e che erano estratti dal suo diario. Leggendo questo diario si capisce che la sua, a parte che scriveva bene, ma che scriveva quello che vedeva. La sua sensibilità di pittrice influenzava enormemente il suo modo di scrivere e la sua capacità di osservazione. Con pochi tratti, con poche parole, lei descriveva con una straordinaria vividezza quello che accadeva intorno a lei, tanto che sembra di vederlo. Ecco, io credo che questa qualità mia madre l'abbia ereditata e che le sia stata indispensabile nel suo lavoro, proprio perché le ha insegnato, anche inconsapevolmente, a scrivere con gli occhi. Poi mia madre ha avuto una carriera formidabile, una carriera fantastica che è durata per 60 anni, ha scritto una quantità enorme di film, quasi 120 sono stati anche realizzati, che sono moltissimi, e ha gestito la sua professione in modo molto femminile, direi. Mia madre non era femminista, ha sempre dato per scontato, come un presupposto, l'uguaglianza nel senso del ruolo nella società di uomini e donne. E quindi non è mai stata una militante in questo senso, ma il suo modo di lavorare, il suo modo di gestire il proprio lavoro è sempre stato squisitamente femminile. Tanto per cominciare, non ha mai avuto un ufficio. Lei lavorava a casa e non ha mai avuto neanche uno studio. Come dicono ben altre scrittrici, una stanza tutta per sé. Non l'ha mai avuta. Noi avevamo a casa nostra, c'era un soggiorno, che era un salotto con un tavolo da pranzo, e lei lavorava lì, seduta sul divano, con la macchina da scrivere poggiata sulle ginocchia. Tutti i suoi colleghi di lavoro sono sempre venuti a lavorare a casa nostra, perché lei voleva stare a casa, perché voleva stare vicino ai figli e vicino al marito, e la prima cosa nella sua vita era la casa. Quindi la gestione della casa, il rapporto quotidiano con i figli o con quello che gravitava intorno alla casa, e il lavoro era una cosa che si infilava dentro la sua vita. Ben diversamente da mio padre, il quale invece pure lavorava prevalentemente a casa, ma lui sì, aveva la sua stanza, il suo studio, e lavorava con la porta chiusa. Per cui noi ragazzini, quando tornavamo a casa,
la porta dello studio di mio padre era chiusa perché lui non poteva essere disturbato. La porta del salotto era aperta e mia madre stava là dentro con i suoi colleghi di lavoro e stava lavorando, ma noi non abbiamo mai avuto la sensazione che lei lavorasse. Non l'abbiamo mai percepito come tale. Io non ho mai sentito mia madre dire devo consegnare questa cosa domani, per cui stasera non posso uscire, non posso fare, non posso venire. Mai. Era una cosa che c'era, ma veniva gestita in secondo piano. Tutti i suoi amici, tutti i suoi colleghi di lavoro venivano a lavorare a casa e in qualche modo entravano in questo stato d'animo, in quest'ordine di idee, si uniformavano a questo suo modo di vedere il lavoro. Perché ha avuto così tanto successo? Sicuramente anche perché era una donna. Io credo che questo le abbia giovato molto, perché non era, secondo me, non era vissuta dai suoi colleghi di lavoro in modo competitivo. La consideravano un outsider. Era un'altra cosa. Non bisognava competere con lei, dimostrare di essere più bravi, più forti, più intelligenti, più aggressivi. Perché lei era diversa e quindi ci si poteva relazionare con lei in modo molto più sereno, senza dover dimostrare niente. Anche perché lei non era affatto competitiva, era una donna molto determinata, sicuramente con delle idee molto forti, molto precise, ma con una modalità di espressione molto garbata, molto morbida, soprattutto estremamente rasserenante. Un'altra cosa che io ricordo con assoluta precisione è che vedevo arrivare persone spesso nervose, angosciate, pensierose, arrabbiate, che uscivano invece tranquille, serene, sorridenti, perché lei aveva questa capacità, questo talento diabolico di dirti, quando tu andavi da lei e dicevi ho un problema spaventoso, e diceva dove è la difficoltà? È facilissimo, si affronta così, 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 così. E tutto improvvisamente ti sembrava a portata di mano, ti sembrava che avresti potuto farcela. E questo era meraviglioso. Mio fratello sostiene che, oltre a essere una sceneggiatrice, probabilmente lei era una specie di psicologa, di registi, che riusciva a parlare con i registi, a capire quello che loro veramente volevano e a proporglielo, di modo che loro aderivano con serenità alle proposte di lei, perché in realtà lei scavava e tirava fuori da loro quello che loro veramente volevano e glielo faceva fare al meglio. Questo spiega anche perché abbia tenuto a battesimo anche tanti nuovi registi che, quando decidevano di fare il cinema, si appoggiavano a lei, magari avevano già lavorato con lei, come vediamo per esempio Franco Rosi, Franco Zeffirelli, che l'avevano conosciuta quando erano assistenti di Visconti, però quando hanno debuttato hanno chiesto a lei di instradarli, di aiutarli. Vediamo cosa succede con Comencini. Lei ha lavorato tanto con Comencini. Cristina Comencini, quando comincia a lavorare, chiede a lei di instradarla. E così tante altre opere prime. Quindi questo era un aspetto, secondo me, molto, molto femminile. Il fatto di non dover dimostrare niente,
e di mettersi molto allegramente a disposizione di un regista che, almeno nel nostro cinema, è un capofila, senza voler affermare se stessa, ma nel ruolo di volerlo aiutare a esprimersi al meglio lui. I suoi colleghi. Ah, volevo farvi vedere anche un po' come lei era. Allora, chi ci abbiamo qua dopo? Questo mi pare che sia, questo capitolo è finito. Per farvi vedere, questa era Suso nel 30. Non so se la vedete bene. Qui è con un'altra donna importante della sua vita, sua sorella, Giuditta, 2 anni più di lei, 1 anno più di lei, era del 13. Questo è suo fratello più giovane, Dario. Questo è Samuel Barber, un compositore americano, conosciuto negli anni 30 all'Accademia Americana. Quindi siamo all'Accademia Americana a Roma, grandissimo amico di tutta la vita. Sua sorella è stata molto importante nella sua vita, erano molto molto legate, ma lei si ammalò molto presto ed è morta molto giovane e mia madre l'ha accompagnata durante la sua malattia con grande coraggio. Questa è mia madre a Monaco, è incinta di mio fratello, siamo nel 1939. Questa è mia madre con mio padre, mi dispiace che la fotografia sia così piccola, non sono riuscita a trovare una cosa più grande. Ecco, forse l'ho cresciuta abbastanza. Questa è mia madre con i miei fratelli, in quel momento in cui vi parlavo, nel momento in cui non è una sceneggiatrice, cerca lavoro, questi sono i miei fratelli a... Eccoli, vedete, dal loro abbigliamento vi rendete conto che c'è poco da scialare. Hanno dei vestiti troppo grandi, hanno delle scarpe molto malandate e la guerra è appena passata su di loro. Ma mia madre è allegra, sorridente e combattiva. Loro dicono che quando li portava nei rifugi durante i bombardamenti, loro si divertivano moltissimo. Questa è mia madre con tutti e noi tre, questa paffutella sono io, i miei fratelli sono molto più grandi, io, come diceva Francesca, sono nata nel 48, sono un festeggiamento dopo la fine della guerra. E questa è mia madre che ha cominciato a fare la sceneggiatrice. Siamo nel 1951, presumibilmente. Questo ragazzotto che sbircia la macchina da scrivere è Franco Zeffirelli, e siamo a casa e questo è il divano di casa su cui appunto lei scriveva. E questo è un altro modo di lavorare di mia madre, al mare. Ha sempre preso in affitto l'estate una casa molto grande a Castiglioncello, perché la casa molto grande le consentiva di avere come ospiti durante l'estate i compagni di lavoro. Non venivano più nel salotto romano a scrivere, ma venivano a Castiglioncello a scrivere e abitavano a casa nostra. E lei stava lì sul divano, qui vicino vedete un'altra cosa che la contraddistingue. Questo è un ricamo, un grandissimo ricamo, perché lei ricamava, si divertiva molto a ricamare e ricamava cuscini, un divano, questo qui è un divano che lei stava ricamando, tappeti. E chi più ne ha più ne metta. Non sembra, ma qui sta lavorando. Questo è con mio nonno. Si vede che c'è un rapporto molto intenso e molto allegro tra di loro. E qui vi faccio vedere un po' di colleghi.
in ordine di data. Qui è con Luchino Visconti a Ischia. Nell'estate del 1952 stanno cominciando a scrivere Senso e Visconti sta preparando anche Tre Sorelle, la regia di Tre Sorelle. Qui è con Antonioni, lei ha seguito il debutto anche di Antonioni, ha scritto i primi film di Antonioni fino al Grido, quando Antonioni le propose il Grido, lei disse: beh, mi sembra che hai imboccato la tua strada, questi film qui io non li so più scrivere, adesso puoi andare per conto tuo. E però sono rimasti grandissimi amici tutta la vita. Questa è una fotografia che ho messo solo perché mi piace, è con Edoardo, lei ha lavorato anche con Edoardo, ha scritto la sceneggiatura di un film tratto da una commedia di Edoardo. Qui è con Enrico Medioli e Leo Benvenuti. Di nuovo, non sembra, ma stanno sempre lavorando. Qui è con Lina Wertmüller e Mario Monicelli, molto scuro, non si vede mai Monicelli. E qui è con Scorsese, appunto. Lina è una delle poche donne con cui mamma ha lavorato. Le scrittrici con cui ha lavorato sono veramente poche. Ha lavorato con Alba De Cespedes per Le Amiche. La sceneggiatura da un romanzo di Pavese, scritta per Antonioni, bellissimo film degli anni 50. E poi ha lavorato su romanzi di donne, Nella città all'inferno, è tratto da un romanzo di una donna, Isamari, ma la sceneggiatura lei l'ha scritta per conto suo. Ha lavorato con Enrico Medioli a Vestivamo la marinara di Susanna Agnelli, che non è stato fatto. Ha lavorato sulla storia di Elsa Morante per la riduzione televisiva che ne ha fatto Comencini, conosceva bene la Morante, non posso dire che fossero amiche, ma si conoscevano bene, lei era più legata a Moravia. Ma la sua scrittrice preferita di gran lunga era Natalia Ginzburg. Tanto che una volta che le fu chiesto perché lei non scrive dei romanzi, lei rispose: perché i romanzi che vorrei scrivere io già li scrive così bene Natalia Ginzburg, non c'è nessun bisogno che li scriva io. Con queste donne scrittrici non ha mai però avuto un vero rapporto di amicizia. Diciamo che i rapporti di amicizia suoi con donne, ragionandoci su sempre per obbedire al titolo che mi era stato imposto, li ha avuti con poche donne. La prima grande amica che lei ha cinematografica è sicuramente Anna Magnani. Loro si sono, non so quando si siano conosciute, sicuramente il primo lavoro che hanno condiviso è stato L'Onorevole Angelina, film che mia madre scrive per Anna Magnani nel 48 e dal quale scaturisce un'amicizia di ferro, e penso anche che mia madre debba parecchio a Anna, se non altro quanto Anna ha dovuto a lei, perché Anna l'ha imposta. Ho scoperto, leggendo delle diari e lettere, che mia madre aveva cominciato a lavorare con Visconti nel 45 traducendo per lui delle commedie messe in scena in teatro. Il rapporto d'amicizia aveva cominciato a diventare più forte, tanto che Visconti le chiede di collaborare alla sceneggiatura della Carrozza del Santissimo Sacramento, film che non si fa, che non va in porto.
ma quando emerge il soggetto per Bellissima, scritto da Cesare Zavattini, la Magnani dice al produttore: se non lo scrive Suso Cecchi d'Amico, io non lo faccio. Quindi è un dato di fatto che il primo film che mia madre scrive insieme a Luchino Visconti lo scrive perché è Anna Magnani che la impone. E da lì parte il rapporto che poi mia madre ha avuto tutta la vita con Luchino Visconti e i tanti film che ha scritto per lui anche insieme a Enrico Medioli da un certo punto in avanti, da Rocco e i suoi fratelli in avanti. Quindi Anna è stata una grandissima amica. Perché erano così amiche? Ah, mistero. Due donne più distanti è difficile immaginarle. Anna era una donna molto, molto vitale, molto, molto forte, però era sicuramente una donna molto aggressiva e molto tormentata. E probabilmente trovava in mia madre una serenità che lei non aveva, e mia madre si divertiva con lei perché Anna era di un fascino incredibile, ma penso anche che le ricordasse molto sua sorella. Penso che trovasse in Anna anche una forte somiglianza con sua sorella. Un'altra grande amica di mia madre, ecco, qui siamo in un momento più meditativo con Anna, un'altra grandissima amica di mamma è stata Silvana Mangano, donna completamente diversa da Anna, una donna riservata, chiusa, molto, con un carattere molto forte, molto molto forte, ma molto malinconico anche, una persona sicuramente problematica e anche sofferente. Anche lei probabilmente, e mia madre sentiva una presenza rasserenante e si sono volute un gran bene. Delle altre amiche di mia madre non ho fotografie, ma si contano sulla punta delle dita, perché a parte un rapporto molto forte con noi figlie, con le nipoti, sia le figlie di suo fratello che le figlie di mio fratello, le due altre donne che io mi sento di elencare nella vicinanza con mia madre sono la nostra tata, la donna che ci ha cresciuto a noi figlie, che è stata legatissima a mia madre, Fosca Rappuoli, donna meravigliosa, che venne a lavorare a casa di mia madre quando io non ero ancora nata, e ci è rimasta tantissimo tempo fino a quando si è sposata, ha avuto vita sua, figli suoi, ma veniva tutte le estati, passava tutte le estati con noi ed era una vera amica di mia madre. Mia madre aveva per lei una enorme stima. E l'altra è stata Bruna Parmesan. Bruna Parmesan era una costumista che era entrata nelle nostre vite perché è stata per parecchio tempo compagna di Mario Monicelli, ma è sopravvissuta alla rottura con Monicelli nel cuore di mia madre, e tutti e due, mia madre è riuscita a coniugare il fatto, anche quando per 20 anni loro non si potevano vedere, erano incompatibili, la coppia scoppiata rifiutava di vedersi, mia madre è rimasta legatissima a tutti e due, sia a Monicelli che a Bruna, che era una donna straordinaria, che è morta 2 o 3 anni fa, molto anziana, e è rimasta parte della nostra famiglia. Volevo concludere questo excursus al femminile facendovi vedere, se avete pazienza e se non vi siete stancati, facendovi sentire mia madre che parla, facendovela sentire quando aveva 92 anni
La figlia di mio fratello, Margherita, che è una scrittrice e una giornalista, ha collaborato a un documentario su mia madre che si intitola Conversazioni con Margherita D'Amico, facendo le domande varie e svariate, una specie, non un'intervista, ma veramente una conversazione. E io ho preso un piccolo brano, sono 4 minuti, di queste conversazioni, dove mia madre parla di quello che lei, come dire, del disvalore e del valore, dei disvalori e dei valori di oggi, quello che lei pensa che sia più negativo e quello che lei pensa che sia più positivo. E secondo me viene molto fuori anche questa sua dimensione di serenità e di modo squisitamente femminile di affrontare il mondo. Ve lo faccio vedere, c'è una piccola introduzione musicale perché è fatta a capitoletti e poi comincia il dialogo. Oddio, non si sente. Dove? Perché siamo così inutili, forse? Quello che è successo finita la guerra, la formazione, non dico che avesse ragione, che avesse torto, quanti movimenti ci cominciare a quello nonno, i storici comunisti, insomma, Formarti. Senti, vorrei andare al teatro, andare all'opera, alla lega, se appassioni, no? Alle intenzioni. Si tornerà indietro? Fare difficile, ma insomma, dopo averne viste tante, cos'è per esempio delle persone che ti incuriosisce? Cosa ti piace delle persone? Piace di aver trovato un modo di scambiarsi delle opinioni che pur non essendo neanche simili.
se dovessi, tu che sei la regina dell'understatement, però tirare fuori una qualità, un tuo lato, un tuo tratto che ti piace, per cui dici, oh, su quel, di questo sono piuttosto soddisfatta. La pazienza. Secondo me. Facile. Aver pazienza davvero è difficile, però è una grande conquista. Che strumenti in più ti dà la pazienza? Che arma è? E tenerti viva nel momento anche che vorresti essere morta, non farlo fisicamente. Esercizio si fa per diventare davvero pazienti? È appunto se ti è il momento che ti sentiresti di ti monta la rabbia di cui arretti di sono. E quando l'impazienza è forte, come fai a dominarla? Sai, dipende di molti modi. Diventi a ragionarci sopra. E quali sono le cose che ti richiedono maggiore? Io credo che questa affermazione relativa alla pazienza, sia una virtù che nasce femminile e che forse ci stiamo un po' dimenticando, ma che potrebbe essere uno strumento meraviglioso da rivalutare. Grazie, grazie Caterina. Come diceva Fra Cristoforo, la pazienza è una cosa dura, è una cosa difficile, ma si deve. Ecco, Fra Cristoforo e Suso Cecchi da me. Grazie, grazie. Ci sono domande? Se... Andava a ritirare i suoi premi, questo mi sta chiedendo. Sì, sì, ci andava a ritirare i suoi premi. Le facevano sicuramente piacere. Ne era contenta, ne ha messi insieme tanti e le fece anche molto piacere, era già molto anziana, avrà avuto 90 anni quando la chiamarono da New York per dirle che l'associazione americana di sceneggiatori, il Guild of American Writers, le aveva assegnato il premio alla carriera, che era la prima volta che si assegnava a un non americano. E questa cosa la lusingò assai. E disse che naturalmente non sarebbe andata a ritirarlo. No, era Los Angeles, non era New York, era Los Angeles, che aveva 90 anni, grazie. E allora glielo portarono a Roma. Ed è l'unico premio che lei ha tenuto, come dire, a casa, sta in ingresso, da una parte in ingresso, perché è anche un bell'oggetto. E tutti gli altri premi invece stanno al mare. Ci sono altre domande? Sì.
Sì, sarebbe rimasta calma perché l'avrebbe ritenuto un, come dire, un evento non evitabile. Questa storia dell'intelligenza artificiale è effettivamente molto inquietante. Recentemente ho parlato con un amico commediografo che mi raccontava di avere sperimentato dei programmi di intelligenza artificiale dandogli dei piccoli input e che effettivamente i testi che l'intelligenza artificiale tirava fuori funzionavano. E quindi lui era il primo ad essere sconcertato. E credo che mia madre si sarebbe confrontata con la realtà. Credo che però, questa è un'impressione mia, per quanto l'intelligenza artificiale possa costruire una struttura drammaturgica che funziona, tirare fuori il senso dell'umorismo sia un molto più arduo. E quindi credo che mia madre, che aveva un grande senso dell'umorismo, lo avrebbe fatto valere anche in questa frangente. Sì. Sì, dipende quanti elementi di quanti elementi la nutrono. Può essere questa sua capacità di adattamento, può essere anche molto molto grande. Quindi la mancanza di personalità definita, certo, è un difetto, ma il grande eclettismo, il grande trasformismo può essere considerato un pregio, almeno in un certo tipo di produzione standardizzata. Quindi effettivamente è un rischio, e le associazioni di autori, anche italiani, in questo momento si stanno interrogando su questo argomento e stanno anche loro prendendo in considerazione l'ipotesi di fare uno sciopero, che peraltro si rendono conto che o è almeno a livello europeo o non ha senso. È una situazione molto complicata. È vero, mia madre ha scritto poche sceneggiature da sola. D'altro canto, in quegli anni, e adesso per fortuna sta tornando di moda quel sistema, si scriveva molto in gruppo. La scrittura di gruppo, la scrittura cinematografica, per questo mia madre diceva non ha niente a che fare con l'arte. L'arte è una cosa che si consuma e si matura e si suda e si raggiunge da soli. Mentre il lavoro di gruppo non è arte, è un'altra cosa, è artigianato, è un alto artigianato. Nei gruppi di lavoro cinematografici ogni sceneggiatore portava qualcosa, o una sua consapevolezza, o una sua abilità, o una sua dote. E quindi il gruppo di lavoro poi sommava tutte queste qualità. Effettivamente mia madre aveva una grande capacità di sintesi. Quindi queste sedute di sceneggiatura con 4-5 persone che parlavano non erano fatte per scrivere, erano fatte per parlare,
parlare, confrontarsi, raccontarsi, buttare giù idee. Poi mia madre aveva la capacità di raccogliere questo materiale e ricordarsi e riacchiappare brandelli di quello che era stato detto e metterlo insieme e rioffrirlo agli altri colleghi per la rielaborazione. Scrivevano in più di loro, la frase classica quando arrivava il primo brogliaccio era dividiamoci i blocchi. Allora io faccio da qui a qui, tu fai da qui a qui, lui fa da qui a qui, poi li rileggiamo tutti insieme e si rimaneggiano ulteriormente. Quindi c'erano delle sessioni che adesso definiremmo con un anglicismo brainstorming, in cui ognuno buttava giù idee. C'erano quelli che poi scrivevano di meno, che magari erano quelli che invece erano più creativi, ma seminavano tanto, ma al momento della raccolta non erano tanto efficaci. E poi c'erano quelli che invece erano più efficaci nel momento della raccolta. I rapporti tra coloro che scrivevano insieme erano sempre in qualche modo regolati a seconda del gruppo. Voglio dire, non è che i gruppi funzionassero tutti allo stesso modo. E quando mia madre lavorava con Agge Scarpelli, lavorava in un modo. Quando lavorava con Medioli, lavorava in un altro modo. Perché i caratteri erano diversi e perché il tipo di contributo di ciascuno era diverso. Lei era una mediatrice. Era una mediatrice che... E poi di sé diceva... Mi scelgono perché batto bene in macchina. Il che era anche vero, perché quando aveva fatto la segretaria aveva fatto il corso di dattilografia e di stenografia. Quindi lei da bambina mi affascinava perché mi guardava fisso negli occhi e scriveva. Non guardava mai giù. Lei parlava e con le mani andavano per conto loro. E quindi era molto rapida e poteva allo stesso tempo seguire quello che succedeva intorno a lei. E quindi sì, questo lo disse proprio quando le consegnarono, non mi ricordo più quale premio, e le chiesero, ma lei perché era così richiesta? Lei disse, perché scrivevo bene a macchina. Beh, lei andava molto d'accordo, andava d'accordo soprattutto con Visconti e con Monicelli, due persone diversissime che sono stati, direi, tra i registi i suoi amici anche più cari. E poi ha avuto tanti altri amici, sicuramente ha avuto un rapporto molto forte con Comencini, con cui ha lavorato tanto, con Antonioni sono rimasti amici tutta la vita, con tanti altri, però il tipo di, come dire, di pace mentale che aveva quando lavorava con Visconti o con Monicelli era sicuramente speciale. E di nuovo, due caratteri molto distanti l'uno dall'altro e un tipo di rapporto che lei aveva con l'uno o con l'altro molto molto diverso, che testimoniano della sua capacità di adattarsi agli altri e a sapere capire quello di cui gli altri avevano bisogno e uniformarsi a quello. Aveva molta paura.
Sì, è sicuramente vero, è la dote dell'accoglienza e quello mi dispiace che si sentisse così, così male. È quello che lei dice a Margherita quando dice cosa ti piace degli altri. Penso che mi piace la stessa cosa che piace a te, e cioè avere con gli altri un rapporto tale per cui puoi scambiarti delle opinioni che non sono neanche lontanamente vicine, ma che ti interessano. E questo è la comunicazione, l'accoglienza, il rispetto degli altri, che non ti obnubila per niente, perché lei giudicava tutto sommato le persone, cioè aveva la consapevolezza che una persona era più intelligente, un'altra era più generosa, un'altra era un mascalzone, un altro bisognava stare attenti. Tutto questo era molto lucida, però aveva un grande rispetto, un grande amore, una grande affettività di fondo per l'essere umano. Ogni film ha una sua storia, ogni film ha un promotore. È chiaro che il produttore è sempre il motore, perché da lì si parte. Però il film realizzato può scaturire da una committenza di un produttore che dice voglio fare un film su questo argomento, ovvero da un autore che propone a un produttore un film. Per citare mia madre, ebbero una committenza da un produttore, lei e Comencini, di fare l'adattamento di un romanzo, e ci lavorarono su per un po' di tempo. Ma chiacchierando era uscito una nuova edizione delle Memorie di Casanova, e si misero a chiacchierare delle Memorie di Casanova e andarono dal produttore e dissero senti, questo romanzo fallo fare a qualcun altro perché a noi non ce ne importa nulla, noi vorremmo fare i primi 3 capitoli delle Memorie di Casanova. E così fecero Infanzia, Vocazione e Prima esperienza di Giacomo Casanova Veneziano, che è un deliziosissimo film. Ci sono altre domande? Io sono qui, però non voglio trattenermi. Allora, se non ci sono altre domande, grazie Caterina moltissimo. Grazie a voi. Noi ci vediamo il 25 maggio qui per Boris Podreca. Prego i soci di confermare se verranno, chi in giardino da noi dopo, e chi non è socio di farsi socio per l'occasione. Grazie e buona serata. Thank you.